Karen Bursin e Anders Hell. Il successo con Love Is in the Air. Senza ombra di dubbio, Karen Bursin è uno degli attori turchi più in vista e più apprezzati del momento. Infatti, grazie alla soap opera Love Is in the Air, il divo di Istanbul, oltre ad aver conquistato il pubblico del nostro paese, ha anche trovato l'amore della sua vita. Infatti, sul set della serie TV ha conosciuto la collega Anders Hell ed è diventata anche la sua fidanzata nella vita reale. Dopo un periodo di frequentazione in gran segreto, i due attori hanno deciso di uscire allo scoperto. Recentemente, però, in rete sono saltati fuori degli scatti foto che vedrebbero Karen in compagnia di un'altra misteriosa donna. Di chi si tratta? L'attore turco fotografato con un'altra donna, chi è? E se al momento Anders Hell si trova a New York per lavoro? Giorni fa il fidanzato Karen Bursin si è recato in Spagna per partecipare all'evento iberico Gran Canaria Swim Week di Moda Calidà. Il protagonista di Love Is in the Air, oltre ad essere invitato in qualità di ambasciatore dell'evento, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa spagnola. E proprio nel momento in cui si è mostrato ai giornalisti, al suo fianco è apparsa una meravigliosa donna. E se in un primo momento i sostenitori della coppia Bursin e Hell si erano parecchio preoccupati, ma alla fine si è scoperto che era solo una collega. La donna, infatti, era Miss Spagna 2021, madrina dell'evento GCSW. Karen Bursin e Anders Hell super innamorati quindi, tutti fan di Karen Bursin e Anders Hell possono dormire sonni tranquilli, tra i loro beniamini sembra procedere tutto per il verso giusto. La professionista turca al rientro del fidanzato a Istanbul gli ha fatto una bella sorpresa, ovvero si è fatta trovare all'aeroporto. I due protagonisti di Love Is in the Air sono innamoratissimi, così come i loro due rispettivi personaggi nello sceneggiato in onda al momento su Canale 5. Proprio nella recente intervista rilasciata a Verissimo, Karen è apparso parecchio emozionato nel parlare dei suoi sentimenti nei confronti della sua dolce metà.